Reali Auto, concessionaria Kia per Ferrara e provincia, in via Maiocchi Platis 10, vi invita all'ascolto di... Lo stadio, analisi, previsioni e commenti dal tifo biancazzurro. Bentrovati all'ascolto di Tutto lo Stadio, il programma di Radio Dolce Vita realizzato in collaborazione col Centro di Coordinamento degli Sport Club, ma come ormai da tradizione ad ogni sosta di campionato si rivolge al nostro pubblico, si rivolge ai nostri ascoltatori attraverso le opinioni, attraverso i punti di vista del momento da parte dei professionisti della comunicazione, quindi giornalisti che si occupano prevalentemente di sport e di SPAL in particolare. Oggi con noi Alessandro Orlandin, direttore dello Spallino, Alessio Duatti, che è un giornalista sportivo della Nuova Ferrara, e Davide Soattin, che è un giornalista sportivo di Estense.com. Oggi naturalmente siamo qui per analizzare la grande rivoluzione che si è vista negli ultime 2 settimane all'interno della Rosa Spallina. Grandi partenze, giocatori che sono stati protagonisti in positivo e anche meno in positivo dei campionati precedenti, e nuovi arrivi, giovani che hanno voglia di mettersi in mostra, giovani molto promettenti. Inizierei da te, Alessandro. In 2 settimane la presidenza Tacopina ha lasciato un segno importantissimo. Il titolo è rivoluzione americana, no? Se vogliamo, perché questo è successo, nel senso che la nuova proprietà ha subito dato un segnale forte di discontinuità col passato e soprattutto ha capito cosa serviva. Oltre a un inserimento massiccio di volti nuovi e di idee nuove sotto il profilo tecnico, ha compreso che qui erano andati persi l'entusiasmo e la speranza. Tacopina li ha portati entrambi, è uno showman nel vero senso della parola, un affabulatore di folle, lo ha dimostrato anche prima della partita contro il Pordenone, incontrando miriadi di tifosi fuori dallo stadio, e questo non può che fare bene a un ambiente che si era depresso in maniera quasi irreversibile. Ed è sembrato quasi che con l'uscita di scena dei Colombarini, di Mattioli e di una pattuglia di giocatori che era percepita come interprete formidabile di quel senso di rassegnazione, è cambiato il vento, è cambiato il clima, e quindi adesso bisognerà provare a mettere le vele in direzione di questo vento che spira dall'altra parte dell'Atlantico. Alessio, un cambio, come stavamo dicendo in apertura, come ha sottolineato giustamente Alessandro, che non è certamente passato inosservato anche fra i tifosi. Sono arrivati veramente tantissimi calciatori, oltre alla partenza, come dicevamo, di coloro che avevano un po' contribuito, come ci ricordava Orlandin, a questa situazione un po' di delusione, a questa situazione di rassegnazione, anche a un ruolo di non protagonisti del campionato precedente. Sì, diciamo innanzitutto che si è percepito tanto entusiasmo attorno alla squadra. Un ruolo molto importante ce l'ha avuto, come diceva Alessandro, il nuovo presidente Tacopina, perché diciamocelo a chiare lettere, ci sa fare davvero tanto. Più in generale io penso che sia stato già utilizzato un termine molto calzante, il termine depressione di un ambiente. La depressione è una cosa seria, ovviamente stiamo parlando di depressione sportiva. Ecco, da 2 anni noi abbiamo vissuto un pochino sotto questo alone, e credo che ciò che abbiamo percepito nelle ultime 2 settimane, piuttosto che nell'ultimo mese, perché tanti lavori erano comunque iniziati dietro le quinte, prima del closing, ecco, a Ferrara e attorno alla SPAL si sta respirando un'aria nuova, un'aria gradevole. Ciò non significa che la SPAL tornerà immediatamente in Serie A, ciò non significa che la SPAL sarà sicuramente competitiva per raggiungere degli obiettivi importanti, questo verrà scritto ovviamente durante il percorso della stagione, però diciamo che la partita con il Pordenone, piuttosto che l'energia che ci sta trasmettendo la quotidianità biancazzurra, diciamo che è già un primo segnale che ci teniamo tutti stretti, perché diciamocelo chiaramente, ci stiamo abbastanza divertendo. Davide, un presidente, grande comunicatore,
allenatore che sa immediatamente come prendere i riflettori della piazza ferrarese, ma va detto e va sottolineato anche un allenatore dalle idee moderne che sta facendo giocare questa SPAL. Abbiamo visto col Pordenone, ma anche nelle partite precedenti, anche se la squadra è stata meno fortunata, sta facendo giocare questa squadra in modo tale che dia uno spettacolo veramente piacevole per i tifosi e ha veramente galvanizzato la piazza insieme al presidente, l'allenatore Clotet. Ma sì, su te Copina, innanzitutto voglio dire che si è parlato tanto quest'estate di dove può arrivare questa SPAL, che SPAL sta nascendo, playoff, non playoff, metà campionato. In realtà la cosa principale era quella di ricostruire un ambiente dal punto di vista dell'entusiasmo, e credo che questo diciamo obiettivo, si dice sempre chi ben comincia è metà dell'opera. La SPAL è partita bene da questo punto di vista qui con Tacopina, che è stato fenomenale nell'incontrare i tifosi prima della partita, nello scattare centinaia e centinaia di selfie, nell'incontrare i giornalisti, di piena disponibilità con la stampa. E d'altra parte è stato aiutato anche dalla squadra, da Clotet, no? Un uomo fortemente voluto da lui, cercato, che ha le idee ben chiare, un calcio propositivo, l'aveva fatto vedere a Brescia portando la squadra dai play-out ai play-off l'anno scorso. E che quest'anno comunque Benevento, con la rosa che ancora diciamo era work in progress, non ha demeritato, è stato fortunato, ci vuole anche la fortuna, no? È stato fortunato nei tempi regolamentari portando la partita ai supplementari, poi sappiamo tutti come è andata a finire. A Pisa è arrivata questa sconfitta immeritata, poi alla fine diciamo è stato un crescendo in queste settimane che ha portato la vittoria 5-3 sul Pordenone. Logico che il Pordenone probabilmente non sarà la corazzata da battere del campionato, quindi è stato anche saggio nel dire nel post partita: sì, ok, contenti, felici, però stiamo coi piedi per terra, perché nel calcio non esiste gloria facile. Però insomma, tornando al discorso di chi ben comincia metà dell'opera, finalmente si è vista una squadra che gioca e che soprattutto, più che ai singoli, che l'anno scorso potevano essere i vari di Francesco, Berisha, tende a esaltare il valore del gruppo, della squadra. E la nazionale di Mancini quest'anno ce l'ha dimostrato, che quando si ha il gruppo si ha già una buona parte di lavoro fatto. Alessandro, come ti sembra questa squadra costruita da Clotet, ovviamente con l'indispensabile contributo del presidente Tacopina? Mi sembra una squadra che comunque vuole puntare molto sui giocatori giovani. Ho apprezzato il fatto che Tacopina, nonostante i suoi sogni di gloria, abbia evitato di fare una campagna acquisti di nomi altisonanti, perché poteva essere la cosa più facile da fare in una piazza così entusiasta, così desiderosa di riscatto immediato. In genere i presidenti che vogliono impressionare i tifosi fanno questo, invece è stato chiaro, ho detto: qua bisogna intanto sistemare, consolidare una situazione che si era fatta davvero complicata, e poi mettere a disposizione dell'allenatore giocatori che abbiano voglia, fame e intenzione di imporsi. Quindi il lavoro è stato mastodontico, perché se non sbaglio i numeri sono stati presi 17 giocatori nuovi, quindi è stata azzerata la squadra e rifatta praticamente da capo. Mi sembra che in tutti i ruoli ci sia comunque un'alternativa per i titolari, che mi sembrano già essere stati inquadrati da Clotet, e quindi l'organico è completo. È arrivata anche la famosa punta esperta che era stata tanto invocata durante il mercato, magari non è un attaccante di primissimo piano per la categoria, però comunque è un elemento che può dare ricambio a Colombo, su cui mi pare di capire si punti quasi a occhi chiusi. Quindi con l'arrivo di Melchiorri l'organico si può dire completo, poi bisognerà capire se Clotet potrà contare tutto l'anno su alcuni giocatori, perché all'inizio sta dando fiducia a Viviani, per esempio, che è un elemento che ha fatto molto bene nelle prime due partite. Bisogna capire se Viviani ha l'autonomia per fare 35 partite in una stagione. Questa è un'incognita, perché negli ultimi anni ne ha fatte 10 a stagione. Per come è disposta in campo la SPAL, Alessio, cosa ti aspetti? Ma sinceramente mi aspetto elasticità e anche variazioni tattiche da parte di Clotet. L'ha già un pochino preannunciato che durante la sosta ci avrebbe lavorato su, nel senso che ora la SPAL sta giocando con un chiarissimo 4-2-3-1, perché il trequartista Mancosu, giocatore secondo me di un'estrema intelligenza e qualità calcistica proprio di categoria superiore, ti dà proprio quel senso di 4-2-3-1. Però con l'arrivo di Melchiorri, con Colombo che ben si è approcciato, c'è anche Latte-Lat, a mio avviso la SPAL potrebbe anche giocare con il 4-3-1-2, perché poi a centrocampo c'è abbondanza, perché sono arrivati giovani come Dariva, come Crociata, che è un giocatore, sì, giovane, ma che la Serie B la conosce come le sue tasche e l'ha anche vissuta da protagonista, vincendo due campionati, comunque ottenendo due promozioni se non sbaglio. Quindi le aspettative, diciamo, di vedere una SPAL anche rimodulata, soprattutto nella sua fase offensiva, ci sono. La base rimane questa difesa 4. Clotet, se ha una cosa da integralista, diciamo, tattico
eccetera eccetera, è la difesa a 4. Ecco, quella è stata la sua base di partenza, come dire, i giocatori che sono qui si devono adattare a questo, i giocatori nuovi ovviamente sono stati presi anche da questo punto di vista. Sinceramente mi è solo un po' dispiaciuto il non arrivo di un suo pupillo come Gaetano Berardi, perché Clotet ha atteso tutt'estate con grandissima pazienza il calciomercato. Sappiamo che avrebbe desiderato Bjarnason, non è arrivato per motivi diciamo piuttosto noti. Poi la SPAL comunque in quel settore si è coperta benissimo. Ecco, se devo dire mi dispiace qualcosina per Clotet e per il suo lavoro tattico, una garanzia come un giocatore come Berardi da terzino destro, che può essere utilizzato anche come difensore centrale, magari è un piccolissimo appunto, però sono stati fatti 17 acquisti, la rosa è stata rivoluzionata, gli obiettivi tecnico-economici sono stati raggiunti, Tarantino, Zamuner e De Franceschi hanno fatto un grandissimo lavoro in equipe, per cui credo che si sia fatto il massimo. Davide, secondo te, con quello che si è potuto vedere naturalmente fino adesso, quali saranno i protagonisti di questo prossimo campionato della SPAL? Sicuramente Viviani, perché è diciamo la pedina fondamentale di questo nuovo corso, e già il fatto di averlo recuperato è una cosa importante per la SPAL, visto che negli ultimi anni ha giocato poco e niente, quindi di conseguenza avere la sua qualità, la sua intelligenza tattica in mezzo al campo sicuramente è un acquisto in più, no? Per quanto comunque fosse già nella rosa di Clotet. Poi sicuramente penso a Colombo perché comunque è giovane ma ha tutte le qualità per sbocciare quest'anno, e il fatto che comunque la SPAL abbia sia acquistato Melchiorri, che comunque è, non me ne voglia, fine carriera, no? E penso che molto probabilmente sarà la riserva di Colombo, già il fatto di aver affidato a un ragazzo della sua età comunque l'importanza di condurre l'attacco di una squadra che punta come minimo, incrociando le dita, alla metà classifica in Serie B, è già un passo importante. Poi ci sono le varie incognite, siamo curiosi di vedere questo Zuculini tanto decantato da Tacopina, Dorazio, mister nessuno, no? È arrivato a Ferrara, mister nessuno, però comunque contro il Pordenone ha fatto vedere buone cose, ha tanto da migliorare dal punto di vista tecnico. Però già il fatto che ci siano tanti giovani in squadra sicuramente è un valore in più, perché l'anno scorso ricordiamoci che aveva tanta gente esperta in squadra alla SPAL, ma la differenza l'hanno fatta i vari Sernicola, Ranieri, Occoli, quindi di conseguenza avere gente che anche personalmente ha obiettivi da raggiungere, no, non appagata, affamata, in squadra, averne 3, ok, come l'anno scorso, averne 8-9 fa già la differenza anche a livello di gruppo. Da quello che si è visto, rimango sempre su naturalmente quelle che possono essere ipotesi, Alessandro, perché chiaramente siamo alla seconda partita del torneo e quindi insomma si naviga a vista, ecco, diciamo, ecco. Quali potrebbero essere gli obiettivi secondo te di questa SPAL, a parte quello dichiarato e giustamente prudente di una salvezza tranquilla? Si fa fatica a dirlo perché i valori delle squadre tra l'altro non sono ancora del tutto definiti e chiari, perché il mercato si è chiuso pochi giorni fa e quindi bisogna capire come anche alcune squadre che magari sono partite in un certo modo si sono sistemate prendendo giocatori e cedendone altri. La SPAL ha tutti i mezzi per provare a inserirsi nella lotta delle prime 8, secondo me, perché se prende velocità, nel senso che se questo gruppo trova i giusti automatismi e si convince di essere forte, può anche dar fastidio, perché comunque è una squadra che non sembra avere punti deboli evidenti. Forse Dijkman non è un terzino destro così eccezionale per la categoria, Thiam in porta secondo me rimane un punto interrogativo, però sono stati presi due portieri più esperti proprio per dire se Thiam non funziona comunque abbiamo delle alternative. Il discorso di Colombo che entrambi Alessio e Davide menzionavano, anche lì è una scommessa, perché l'anno scorso venne fatta una scommessa su un suo coetaneo Esposito e abbiamo visto tutti com'è andata, fermo restando che Colombo mi sembra essere di una pasta un po' diversa a livello caratteriale, quindi non escluderei che poi la SPAL possa riuscire a inserirsi nella lotta per i playoff, e credo che in cuor loro i dirigenti sperino proprio in questo, cioè in una stagione di riscatto nella quale si possa anche sognare, perché credo, per quello che si può prevedere a questo punto della stagione, credo che anche un'annata nella quale la SPAL arriva ai playoff e va fuori al primo turno non provocherebbe certo sollevazioni popolari o cose del genere, cioè si applaudirebbe, direbbe beh ragazzi ci avete provato e vediamo. Aggiungerei che poi c'è un aspetto da considerare: se questa squadra a novembre, dicembre dovesse trovarsi in posizioni interessanti di classifica, sospetto che Tacopina, da soggetto ambizioso qual è, proverebbe senz'altro a mettere un carico ulteriore,
provare a intervenire sull'organico e magari migliorarlo. Quindi credo che le prospettive siano interessanti. Certo, bisognerà misurare questa squadra e vederla anche nelle giornate storte, perché le squadre che sono competitive sono quelle che riescono a rimanere a galla anche quando la maggior parte delle cose non funzionano. La squadra l'anno scorso, quando non funzionava, faceva delle figure pessime. Vediamo se con la mentalità di Clotet, che è un tecnico decisamente più aggressivo dal punto di vista anche proprio degli automatismi tattici, questo succederà oppure no. E così tu vorresti un'auto comoda, efficiente e dal design moderno. Mi dispiace dirtelo, ma è meglio che ti prepari a fare una scelta, perché così ce n'è un'intera gamma. L'auto perfetta per te esiste e ti sta aspettando. Scopri subito la gamma GPL Kia in concessionaria e su kia.com. Per maggiori informazioni visita kia.com. Kia. Movement that inspires. Reali Auto, concessionaria per Ferrara, in via Maiocchi Plattis 10, telefono 0532 60 372. Amici o parenti in arrivo, consiglia loro Casa Sibilla. Casa Sibilla è un appartamento accogliente e luminoso nel cuore del centro storico di Ferrara, in una zona comoda, verde e tranquilla, con posto auto riservato. È dotato di wifi, tv con Netflix, aria condizionata, lavatrice, ferro da stiro, lenzuola, asciugamani, macchina da caffè e tutto l'occorrente per cucinare. Casa Sibilla, il grande comfort e la massima indipendenza nel cuore del centro storico di Ferrara. Casa Sibilla è su Booking e Facebook. Info su casasibillaferrara@gmail.com. Che meraviglia! C'è proprio tutto per la tinteggiatura, tutto per enologia e giardinaggio, tutto di elettricità, idraulica, edilizia e tutto per piccoli e grandi lavori domestici. Di tutto, di più! Alla Ferramenta Buini trovi l'assistenza e i giusti consigli per un risultato perfetto. E aggiungi preventivi gratuiti per tapparelle e zanzariere, oltre che chiavi e serrature e legna di ottima qualità. C'è di tutto e di più alla Ferramenta Buini. Siamo aperti a Ferrara in via Porta Catena 45 con ampio parcheggio interno, o sul sito ferramentabuini.it per acquisti online. Info 0532 52 142. Cena o pranzo all'aperto in famiglia o con gli amici? Allora si va alle Querce, nel fresco e spazioso giardino affacciato sul campo da golf. Perché le Querce accontentano tutti, con gli squisiti piatti di carne o pesce, o con le fantastiche pizze tradizionali, o la fantastica pizza al metro con tanti gusti a piacere. Alle Querce è tutto fatto in casa e curato con la massima attenzione, per offrirti il meglio nel massimo comfort. Cena o pranzo all'aperto? Si va alle Querce e siamo tutti contenti. A Ferrara, in via Gramicia 41, di fronte al campo da golf. Per prenotare 0532 750 053. Tranne il martedì. Vuoi parlare della tua azienda su social e web e perderti tra milioni di messaggi massificati? O puoi distinguerti raccontandola in esclusiva alla radio? Contattaci allo 0532 188 1858 per sapere come. Alessio, c'è stato un ritorno finalmente, diciamo, del pubblico allo stadio, anche se in numero ridotto. Ecco, quanto potrà secondo te avere peso la presenza dei tifosi sugli spalti nel trascinare la squadra a far bene? Beh, è abbastanza scontato dirlo, tanto. La risposta, diciamo, è ovvia, perché Ferrara è sempre stata una piazza caldissima e riconosciuta dai giocatori stessi. Ecco, io credo che giocatore come Mancosu, che tutta la sua carriera, se non sbaglio, a parte un'esperienza breve a Rimini, l'ha trascorsa nelle piazze del sud, quindi piazze molto esigenti, piazze molto calde, piazze che ti danno molto e che tra virgolette pretendono anche molto. Ecco, io credo che lui si troverà sicuramente a suo agio e troverà tutto il calore che tra virgolette ha sempre accompagnato la sua carriera. Il pubblico allo stadio, c'è poco da dire, è un fattore sicuramente, perché ci sono, è vero, altre tante piazze importanti nella categoria che possono trascinare, possono dar punti, stimoli, energie ai propri giocatori, alle proprie squadre, e ovviamente a Ferrara questo è un vanto, questo è un lusso. La notizia recente anche del ritorno degli ultras della curva ovest allo stadio si inserisce di diritto in questo discorso che stiamo facendo, e ovviamente, certo, è un fattore sicuramente con il più davanti. Davide, analizziamo un attimo questo campionato che aspetta la Spalla, un campionato di Serie B che è stato già definito una sorta di Serie A2, perché abbiamo società prestigiose rette tra l'altro da presidenti piuttosto facoltosi che insomma sono in grado anche di investire sul mercato, quindi avversarie importanti di questa Spalla. Ecco, come si presenta questo campionato secondo te?
Ma gli stessi protagonisti, lo stesso Mancosu l'ha detto, è un campionato che sarà livellato, lo era l'anno scorso, livellato verso l'alto immagino, e lo sarà anche quest'anno, comunque abbastanza, come hai detto tu prima, un campionato di A2 con società importanti, ritorni storici, penso al Como, comunque società importanti che ne prenderanno parte. A mio avviso è ancora difficile adesso, già lì per sé perché la B è un campionato imprevedibile e l'abbiamo visto l'anno scorso, ma soprattutto perché dopo due giornate si tende sempre a dire che le prime due sono sempre calcio estivo, perché comunque il vero campionato inizierà col Monza, e sappiamo tutti perché, perché comunque con il Pordenone abbiamo visto una squadra, penso che Pordenone e Cosenza saranno prime due retrocesse se non cambieranno le cose, verrà arrivato Rastelli e Pordenone non so se avrà la bacchetta magica per poter fare il miracolo, però insomma dopo 13 minuti una partita con espulsione messa in discesa per la SPAL è la gioco che cambia tutto, fa parte dell'ordine delle cose. Sarà un campionato combattuto, come tutti quelli degli altri anni, non ci sarà nulla di scontato, l'ultima potrà andare a vincere in casa della prima e viceversa, ma soprattutto è difficile poter dire la spalla arriverà a metà campionato, perché in B o si va a lottare per la testa della classifica barra playoff, oppure si è risucchiati nella corsa per non retrocedere. Io mi auguro e penso che i presupposti per fare un campionato di medio-alta classifica ci siano per i motivi che abbiamo detto prima, ma di sicuro la concorrenza non sarà a guardare, sarà agguerrita. Ci avviamo verso la fine del nostro programma, a questo punto diamo ad Alessandro uno sguardo al passato, perché con questa nuova SPAL di cui abbiamo parlato si chiude un ciclo straordinario di 8 anni con la gestione della famiglia Colombarini, che ha fatto il miracolo, ricordiamo tutti, di portare una squadra che era praticamente alle soglie del dilettantismo addirittura in Serie A e a fare anche ottime figure in Coppa Italia ad esempio. Ecco Alessandro, cosa rimane di questi 8 anni oltre naturalmente alla gestione societaria? Chi ti resterà nella memoria tra i calciatori, tra i tecnici eccetera? Rimarrà nella memoria un percorso totalmente inaspettato, eccezionale, che neanche il più sfrenato degli ottimisti si poteva aspettare nel 2013. Rimarrà il ricordo intanto dell'equilibrio, dell'abilità dei Colombarini, la loro discrezione, la loro capacità di non essere mai sopra le righe. Io personalmente l'ho sempre apprezzata, ma al tempo stesso è stata anche una loro debolezza, nel senso che hanno comunque delegato molto, e delegando molto alla fine sono stati commessi anche degli errori, perché già nel 2019 avevo avuto occasione di scrivere che mi sarebbe piaciuto vedere un Simone Colombarini più presenzialista, non solo sui media, ma proprio anche nella gestione quotidiana della SPAL, senza nulla togliere a Walter Matteoli, che ha fatto un lavoro straordinario dedicando intere giornate alla SPAL. Però sono sempre dell'idea che chi finanzia una società di calcio debba essere coinvolto quotidianamente nelle sue vicende e non delegare qualcun altro. Impossibile non menzionare Semplici in questo percorso, perché se guardiamo a tutti gli allenatori scelti dalla gestione Colombarini, lui è stato sostanzialmente l'unico che ha avuto successo. Gli altri a un certo punto sono stati esonerati. Ok, c'è stato Gadda che ha conquistato la Serie C unica, ma quello era veramente il minimo sindacale. E ricordiamoci che la SPAL ha conquistato, penso, da sesta in classifica l'ultima giornata, quindi non è che ha distrutto gli avversari. Dei giocatori se ne potrebbero menzionare tanti, perché il percorso è stato talmente repentino e verticale che ci sono stati tanti protagonisti. A me è rimasta nel cuore la squadra che ha vinto la Serie B, sinceramente, cioè completamente, perché era fatta non solo di ottimi calciatori, e lì fu bravo Vagnanti ad assemblarla, perché dimostrò di saperci fare fino a quel punto. Poi è vero, ci sono state le salvezze, ok, però lì sono cominciati un po' di inciampi dal punto di vista della costruzione delle squadre. Di quella squadra, vabbè, ne dico due perché voglio bene entrambi come persone, sono Mora e Floccari. Uno è ancora qui, anche se è stato parzialmente accantonato, e l'altro si è ritirato quest'anno, ha rilasciato un'intervista poco tempo fa in cui ha ribadito che lui quest'estate è rimasto tutto il tempo in attesa di una telefonata da Ferrara che è arrivata, ma che non ha portato agli esiti che lui sperava. E allora quando un calciatore decide di aspettare così tanto una squadra, una proposta per fare qualcosa e contribuire, dà la misura insomma di quanto sia stato creato in un luogo come Ferrara e in un ambiente come quello della SPAL. Sì, ci auguriamo tutti che possa trovare Floccari spazio all'interno di questa nuova SPAL, perché è stato un grande atleta, è stato anche un grande uomo, un uomo che ha amato Ferrara, l'ha scelta anche come città dove vivere, quindi insomma la figura ideale di colui che mette la maglia davanti a tutto. Ti faccio la stessa domanda, Alessio, quindi cosa ricordi di questi straordinari 8 anni di gestione Colombarini? Cosa è rimasto impresso nella tua memoria? È rimasto impresso il fatto che a Ferrara e alla SPAL sia stato scritto un pezzo importantissimo di storia. Io mi immagino
le future generazioni, come facciamo noi quando su Wikipedia, sugli almanacchi ripercorriamo i giocatori e gli anni di Paolo Mazza, no? Penso che le future generazioni si soffermeranno tantissimo nel consultare, nell'analizzare, nel gioire, nel farsi venire i brividi al pensiero dell'epopea di Colombarini e Mattioli, perché è stata scritta la storia, appunto, storia fatta di campioni, di uomini, di territorio, perché questo è l'aspetto, no, che ci ha sorpresi e colpiti tutti. E naturalmente i personaggi citati da Alessandro sono quelli che, come dire, ripeterei io, con la menzione simbolica proprio di Sergio Floccheri, perché insomma quel famoso murales che vediamo tutti in via Copparo quando transitiamo, quando andiamo al centro sportivo per il nostro lavoro, insomma, in compagnia di Boldrini e di Massei, non c'è per caso. Quindi credo che se dobbiamo scegliere un giocatore simbolo possiamo tranquillamente fare una vittoria facile con Sergio Floccheri, però l'affezione, diciamo, a quel gruppo che ha vinto la Serie B, mi vengono in mente anche i vari Antenucci, gli Schiattarella, i giovani che erano Lazzari e Vicari, insomma, è passato un bellissimo periodo, ce lo siamo tenuti tutti a cuore. È ovvio che nel calcio, come nella vita, poi bisogna andare avanti. Auguriamo a Tacopina, alla nuova proprietà, diciamo, un percorso simile. Questo è quello che speriamo tutti. Davide, rimani solo tu a questo punto a dirci che cosa porterai nel cuore di questi 8 anni di Spal. Ah, io partirei dalla fine, da un dato di fatto che cedendo le quote a Tacopina, i Colombarini abbiano fatto l'ultimo grande regalo per la Spal, per il futuro della Spal, per poter avere ancora la Spal a Ferrara, per poterla vedere ancora. Poi, come lascito importante, io penso alle strutture, al centro sportivo di Via Copparo, che al loro arrivo non era niente ed è diventato un centro sportivo con la C e con la S maiuscola, allo stadio, nonostante i vari problemi di questi anni, all'entusiasmo, e poi per aver comunque portato a Ferrara due persone che secondo me rimarranno il simbolo di questi anni, che sono Semplici, da buona vedova di Semplici lo dico, lo ammetto, e Lazzari, perché secondo me gli anni di Semplici sono stati gli anni di Semplici, perché comunque sulla fascia destra c'era un motorino che si chiamava Manuel Lazzari, e tutti abbiamo visto la carriera che ha fatto, che sta facendo e che ci auguriamo possa fare, ricordando anche i bei tempi, appunto, della Spal targata Colombarini e Mattioli. Bene, su queste parole di Davide Soattin chiudiamo il nostro programma di oggi. Ringrazio i nostri ospiti, che vi ricordo sono stati Alessandro Orlandin, direttore dello Spallino, Alessio Duarti, giornalista sportivo della Nuova Ferrara, e appunto Davide Soattin, giornalista sportivo di Estense.com. Ringrazio tutti voi per essere stati con noi, oltre che naturalmente i colleghi giornalisti per quanto ci hanno detto. L'appuntamento è alla prossima puntata di Tutto lo Stadio, quando, con ancora una volta la presidente del centro di coordinamento degli Spal Club, Valentina Ferozzi, e Franco Pivati, torneremo a commentare le prestazioni della Spal e quindi della prossima partita che giocherà proprio al Paolo Mazza contro il Monza. A risentirci quindi alla prossima puntata di Tutto lo Stadio. Reali Auto, concessionaria Kia per Ferrara e provincia, in via Maiocchi Platis 10, vi ha offerto l'ascolto di... Lo Stadio, analisi, previsioni e commenti dal tifo biancazzurro.